Nel salotto di Bocca in Galleria, la social TV della libreria Bocca, spazio culturale aperto all'aperto con il patrocinio del Comune di Milano. Sono qui in compagnia di un amico, Franco Zazzari, scultore, ma per tutti coloro che non lo conoscessero, intanto diciamo che Franco, tu hai un sito internet che è Franco Zazzari. Puntualisce.it. Ok, perfetto. Benissimo. Allora, Franco Zazzari, tu sei classe 1938 e quindi ti sei fatto pure la guerra. Partito da una scultura di figurazione, si rivolge presto a una visione più informale della figura. Zazzari passa i suoi primi anni a Dicomano di Mugello, dove vive l'amara vicenda della Seconda Guerra Mondiale. Qui all'età di 13 anni inizia a lavorare presso un'azienda di ceramica. Nel 1955 si trasferisce ad Arezzo. Nel 60, spinto dalla ricerca di lavoro, si trasferisce a Milano. Qui migliora la tecnica della diffusione a cera persa, frequenta la scuola d'arte del Castello Sforzesco. Nel 65 vince il concorso per la realizzazione della statua della Madonna delle Vertighe, la patrona dell'Autostrada del Sole. Nel 79 viene dalla Noce e da Valsecchi segnalato tra i maestri nel catalogo nazionale Bolaffi. Nel 2009 la provincia di Milano ti conferisce il premio Isimbardi alla carriera di scultore e nel 2010 il sindaco Letizia Moratti ti omaggia con l'attestato di cittadino benemerito. La tua scultura, Concetto geologico del 1973, tecnica legno stratificato, è parte della collezione del Museo del Novecento di Milano. Franco, grazie per aver accettato l'invito nel salotto di Bocca in Galleria. Raccontaci un po'. Cosa devo raccontare? Ho iniziato, come hai già detto, da giovanissimo e ovviamente la scultura per me è una vocazione, anzi direi una fede, e in questo è un po' come se il buon prete crede nella religione, noi lo stesso, solo che per noi il paradiso non esiste, insomma esiste soltanto la vita al presente e poi dopo quello che sarà, sarà. Ovviamente quello che fa testo è che siamo tanti idealisti, gli scultori in particolare, che come i ciclisti uno riesce e gli altri fanno da comparsa al primo, insomma, e per questo rende difficile questa attività, questo è il punto. Poi ovviamente avendo il tempo ho testimoniato la mia attività con le alterne fortune e a tante delusioni, devo dire anche questo, e ovviamente sono arrivata all'età veneranda di 82 anni e spero ancora di poter avere delle soddisfazioni in merito. Allora, in questa enorme e lunghissima carriera, quali sono, le sfortune, quelle che ti ricordi di più? Raccontaci un po' Ma delle. dai, Una. lo scultore è stata quella in Germania, quando fui invitato, poi avevo fatto una mostra a Vienna, che è l'Istituto Italiano di Cultura, e ovviamente questa mostra fu richiesta dalla BNV di Monaco e fecero una mostra con le stesse opere che ho portato a Vienna. Dopodiché lì il dottor Fischer, no, che era il direttore del settore artistico della BNV, era molto disposto nei miei confronti facendomi delle proposte abbastanza allettanti, che poi fortunatamente lui morì di infarto e tutto questo fu vanificato. Io in quel periodo credevo di aver fatto un bel colpo di fortuna, perché Marino Marini dice sempre andate in Germania e ho avuto questa occasione d'oro che poi si è sfumata, insomma. Poi ci sarebbero altri, ma insomma non portiamo qua. Vabbè, questa è una. Invece, nelle gioie. Scusate, che stiamo registrando. Nelle gioie. Scusate, c'è un Ah, delle gioie sono disturbatore. state abbastanza avute diverse, ma la soddisfazione maggiore fu l'incontro con Valsecchi, perché in quel periodo Valsecchi era un tecnico molto in auge e ci tenevo a conoscerlo, solo che non riuscivo a Contattarlo. contattarlo, fin quando gli scrissi una lettera e lui mi rispose, mi fissò l'appuntamento e da lì nacque una stima nei miei confronti da parte di Marco Valsecchi, che poi mi fece conoscere l'Adalzunino, che a sua volta ho fatto tre mostre ad Adalzunino, e poi lui diceva sempre:
questi sono i passi, i primi passi che faremo, poi, se, poi dopo è successo, ha avuto la malattia della diarosi, poi dopo un po' morì e così, diciamo, però è stata una persona. Poi c'è stato l'architetto Crescini del Credito Italiano, che questa persona per me è stata una persona molto importante, in quanto ho lavorato molto per Credito Italiano, poi Palazzi, concessionario della BMW, altro mio amico, tutta gente che ha fatto, che ha creduto nel tuo lavoro, che ha sostenuto. Creduto nel mio lavoro, perché ce ne sono d'altra parte, adesso mi prendi un po'. Vabbè, certo, ce ne sono tanti, tranquillo. Invece, da un punto di vista di relazione con altri artisti, con altri scultori, pittori, quali sono sicuramente i rapporti che più ti sono rimasti addosso? Ma io ho avuto tanti amici scultori, anche perché essendo stato ho fatto parte per diversi anni del direttivo della Permanente e ho anche ho avuto un incarico come vicepresidente della Permanente. Perciò ho conosciuto tanti scultori, mi ricordo benissimo Carmelo Cappello, mi ricordo San Gregorio, mi ricordo Marchese, mi ricordo Benevelli, insomma Canuti, e via Ghinzani, che era mio amico, poi Michele Festa, insomma. Sono tanti gli scultori che ho conosciuto e con tutti ho avuto un rapporto veramente amichevole. Tu, tra l'altro, cosa adesso, tornando ai nostri giorni, tornando a quest'anno un po' particolare, durante questi mesi di blocco da marzo a maggio, tu cosa hai fatto? Io in questo periodo mi sono sentito veramente tagliare le gambe, perché c'erano diverse proposte in ballo, anche da parte di una persona che dirigeva la parte municipale dell'Emilia Romagna, dove aveva invitato a partecipare con delle mostre a scopo culturale. Cioè, di questa cosa ovviamente è andata, ma più la cosa più importante era la mostra che avrei dovuto tenere al Museo della Permanente. La Permanente in questo caso mi avrebbe omaggiato del suo spazio per farmi una mostra personale, mostra. Certo. Adesso io sto proprio ancora rincorrendo questa meta, con la speranza che ce la faccia, e sto realizzando un libro in merito. Bisognerebbe solo avere un po' di pazienza, tu nella tua vita ne hai avuta tanta, e quindi è solo questione di tempo, ma sicuramente la Permanente, come è doveroso fare, ti omaggerà per il tuo operato nel mondo dell'arte. Ascolta Franco, so che però sei anche in lavorazione, hai un'idea, un progetto per fare una tua nuova pubblicazione. Sì, lo sto dicendo. Questo libro, che attualmente è già diciamo in menabò, è quasi fatto, manca adesso, dovrò decidere chi farà la prefazione, e poi dopodiché vedremo come fare a stamparlo. Io penso che nel nostro campo sia tutto complesso e molto difficile, ma lo era già prima che succedesse questo fatto dell'epidemia. Evidentemente è un settore molto difficoltoso, anche perché penso oggi la scultura sia un po' trascurata dall'ambiente. È finita? Perché ricordiamo che un altro tuo bel libro, questo edito da Silva Editrice, con i testi di Francesco Poli, Franco Zazzari, scultore. Sì, nella mia vita sono stati stampati tre libri. Uno dall'editore, adesso non mi ricordo il nome, perché comunque tranquillo, fu di Marco Valsecchi. L'altro fu da Punta in Linea, con Riccardo Barletta. E questo con Francesco Poli. Tra le varie opere che hai prodotto, qual è quella che ti è rimasta più nel cuore? Se ce n'è una. Potrei dire quella che attualmente si trova in Piazza Duca d'Aosta, insomma, perché quella è la scultura che è stata fatta nel 73, così nessuno me l'aveva commissionata, poi fu vista in una mostra personale alla Galleria La Darsena di Milano, dove praticamente il presidente della metropolitana e l'assessore alla stessa decisero, per il decennale della linea rossa, di comprare questa scultura. La scultura era in legno, quella che tu hai citato prima, che adesso si trova
non si trova, è in collezione del Museo del Novecento, però non è esposta. E questa scultura fu fatta, realizzata poi in bronzo, per cui diciamo che la soddisfazione di vederla poi collocata lì all'ingresso metropolitana, in quei tempi io andavo spesso in Toscana perché avevo mia madre viva, e tutte le volte passavo lì e dicevo qui ci starebbe bene una scultura, ecco, in questi casi sono stato fortunato perché un desiderio è realizzato. Dopo la scultura è stata spostata per ragioni di spazi, per fare le scale agli invalidi eccetera eccetera, è stata spostata in piazza Duca d'Aosta, dove io sono stato gratificato di questo. Presidente, era sì giù in metropolitana, adesso è stata messa all'aria, alla luce. Franco, c'è qualcos'altro che ci vuoi raccontare? Niente, ci sono altre sculture importanti, per esempio l'aeroporto di Milano, insomma io ho diverse sculture. Certo, pubbliche. Ma anche all'estero, a Monaco, di Baviera, insomma a Monte Carlo. Qui sono diverse, insomma, 82 anni non. Quindi vedi, hai avuto diverse giornate in paradiso. Sì, visto sì, che hai iniziato dicendo. Io sono stato già uno dei fortunati di questo settore, perché se noi pensiamo al numero che gli scultori hanno proventato a cimentarsi in questa disciplina, e poi vedremo che pochi sono quelli che hanno resistito al tempo. E il tempo poi è quello che io, è il mio punto forte, infatti il tempo scolpito è il titolo di questo libro, no? Questo è, diciamo, lo scopo, capito? E qui posso essere soddisfatto, punto interrogativo. Devi essere soddisfatto. Franco, io ti ringrazio per il tuo contributo all'interno della Social TV della Libreria Bocca, che ricordo è col patrocinio del Comune di Milano. Bene. Grazie e una piacere. Buona giornata. Grazie. Ciao Franco.